grande città è fatta di pietra, d'acciaio e di gente. 2 milioni tra uomini e donne che vivono, faticano, si agitano e si amano, ciascuno a suo modo e con diversa fortuna. Questo nostro giornale, costruito con la pellicola e l'obiettivo anziché con la carta e l'inchiostro, è dedicato all'amore della gente in una grande città. Non quello che vedete spesso su questo stesso schermo, interpretato da uomini aitanti come Kirk Douglas e da donne attraenti come Marilyn Monroe, un amore lustro, riveduto, corretto e sceneggiato per farvi fremere di ben dosata passione. I personaggi del nostro giornale non sono attori del cinema, ma gente della grande città. Li abbiamo presi dalla vita, ma abbiamo scelto proprio le persone che hanno avuto quella parte in quei fatti che vi racconteremo. Hanno ciascuno le loro idee, le loro preoccupazioni, le loro speranze. A una certa ora della giornata qualcuno li aspetta. L'attesa, l'incontro e il commiato sono le tre facce dell'amore. Li avete mai ascoltati che cosa si dicono allora? Cosa si dicono sul serio, quando credono che nessuno li veda e li senta? Beh, andiamo al cinema? No, senti, ti devo parlare. E che c'è? Eh? Che c'è? Aspetto un bambino. Aspetti un bambino? Ma sei sicura? Sì. Hai avuto molte donne prima di me? Piuttosto. Allora io sono una della serie. Beh, con te è un'altra cosa. Come posso essere sicura che mi vorrai sempre bene? Ma te l'ho giurato. Ma per esempio fra 10 anni, nel 1963, come posso essere sicura? Vedi, io vorrei un uomo che me la desse, questa sicurezza. Ma io te la do, questa sicurezza. Cara, se non lo so io, chi è che lo deve sapere? Mi conosco. Nel 63, nel 73, non posso più fare a meno di te. Lo so benissimo, ma se tu non mi credi, piantiamola lì e basta. No, no, ti credo. Giuramelo ancora. Te lo giuro. Ma piccoli, è un anno che ci siamo sposati e ancora non siamo capaci di avere ragazzino. Ma caro, non è il momento di pensarci. E perché? Lavoriamo tutte e due. No, è appena un anno che abbiamo sposato. Beh, faremo qualche buffo, sistemeremo così. Io non voglio buffi. Sì, e io non voglio quando essere vecchio avere ragazzino piccolo che strilla. Io voglio adesso che sono giovane, quando è piccolo mi ci diverto, quando è grande lo porterò insieme a lavorare con me. È un anno domani, il 28 marzo. Erano le 5. Ah, sì, sì. Queste sono le lettere, ci sono tutte. Queste sono le tue. Vorrei anche il portasigarette. Non ce l'ho. Non è per il valore. Se abbiamo deciso di rompere, io ti ho restituito l'anello. Basta, basta, è tardi. Ancora uno, ancora uno. Non ci sei stata. Non ci sono stata, no! Sì, me l'hanno detto! No! Andrea non mi capisce. Tu invece mi capisci. Sì, io ti capisco. L'amore è fatto di sincerità, di spontaneità. Vai ad aprire. Adesso, no, se no, aspetta subito. E allora vado io. Allora? Andiamo via subito. Andiamo là. Non c'è nessuno. La padrona rientra dopo mezzanotte. No, lasciami vedere le figlie del figlio. Ma che cosa hai? Puoi calmarti? Amore mio. Sei impazzito perché ti hanno dato la tua decorazione. No, cosa c'entra questo? Ci sono problemi che ricorrono puntualmente sui giornali. Le penne più ardite tentano di darne la soluzione per lo più vaga e generica. Diciamo, il problema dell'amore prezzolato è quello dei suicidi. Noi abbiamo portato l'obiettivo tra le ragazze del marciapiede. Abbiamo raccolto alcune donne e alcuni uomini che hanno tentato di uccidersi e sono stati fermati da un destino benevolo sulla soglia della morte. Tutti i personaggi della nostra inchiesta, dunque, sono veri e vi racconteranno con la loro vera voce come si è svolta la loro vera storia.
Appena scende la sera, si riempiono i viali poco illuminati della periferia, dove ci sono quelle che devono star lontano dai luoghi più frequentati, per nascondere la propria decadenza fisica, oppure per sottrarsi meglio al controllo della legge. La stazione e le strade adiacenti sono il secondo punto di riferimento, perché dalle 21 in poi aumenta il numero dei viaggiatori che la distanza da casa spinge a cercare la facile avventura. Soltanto le più audaci ed esperte percorrono più tardi le vie del centro, dove il pericolo della retata è più frequente, ma dove può capitare l'incontro più fortunato. È possibile gettare uno sguardo sui sentimenti che si nascondono al di là di quella maschera professionale che esse hanno assunto. È possibile colmare un momento il solco di disprezzo e di indifferenza o del volgare desiderio che le divide da noi. Ne abbiamo interrogate alcune. La prima a risponderci è stata Yolanda. Per favore, ci puoi dire il tuo nome? Yolanda. Quanti anni hai? 32. Vorresti cambiare vita? Credo che sia facile. Olga Par. Lei, signorina, vive sola? Con mamma e due fratelli. Che lavoro fanno? Sono senza lavoro. Ah, da molto tempo? Sì, da tanto. A volte non è facile individuarle a prima vista. Va lì, laggiù, sembra soltanto una donna preoccupata di aver fatto tardi e frettolosa di rientrare in casa. Va lì, è una delle più anziane, sente che ormai la sua triste carriera sta per finire e non ha un soldo da parte. Allora cammina notti intere per la città nella ricerca spesso vana di un cliente. Le colleghe la chiamano quella che cammina. Senta, va lì, permette qualche domanda. Ci hanno detto che cammina molto. Quante paia di scarpe consumerà ogni anno? Una ventina. Una ventina di paia di scarpe? Sì, si rompono. Ne consuma molte camminando? Già. Quali preferisce, quelle chiuse o quelle aperte? Le chiuse. Le chiuse? Non sono eleganti, ma... Fanno più caldo, eh? Sì, sa, specialmente adesso. Senta, come va vestita? Lei soffre il freddo oppure riesce a resistere? No, no, riesco a resistere. Senta un po', ogni notte quante ore dorme? Quanto tempo riposa? Ma poco, poco. 3 ore, al massimo 4 ore ogni notte. Quando è verso mezzanotte, il controllo della squadra del buon costume si fa più rigoroso. Le famiglie escono dai cinematografi e le vergogne notturne vanno messe in ombra. Per trovare le donne come Yolanda, come Vallì, bisogna andare in certi bar che abitualmente le ospitano. In questi locali, protetti dal freddo e dal rischio, passano lunghe ore molti di quegli individui che una sommaria qualifica definisce amici o ironicamente protettori. È in questo bar che abbiamo interrogato una delle ragazze più giovani. Posso? Questa che beve il caffè. Senti, come ti chiami? Tilde. Scusa, quanti caffè bevi? Una decina. Ti piace il caffè? Sì, mi piace, ma... Forse ti fa male, no? Abbastanza. Guardi le mie mani, mi tremano sempre. Senti, quanto tempo potete trattenervi in questo bar? Beh, possiamo stare quanto ci pare. Se c'è troppa confusione, alle volte ci mandano via. Se no, possiamo stare quanto vogliamo. Tilde. Eh? Chi è quello che ti chiama? Lo conosci? Sì, me l'ha presentato prima un signore. Cosa voleva? Vorrebbe farmi fare un lavoro nel varietà, qualcosa del genere. Ti piacerebbe? Perché no? Se c'è da guadagnare. Ti servono parecchi soldi per vivere, eh? È abbastanza.
Hai qualcuno da aiutare? Ho un bambino. Ah, un bambino. Sì. Sei sposata? No, così. Lui ti aveva lasciata? Sì, ma ho preferito averlo perché ero molto giovane, ero rimasta sola. Lo tieni con te? Magari. In questo momento ce lo abbaglia, non lo tengo io. I genitori ce li hai? No. Sono morti? Sì. Quanti anni avevi? 5 anni. Avevi qualcuno? Sì, vivevo con la comare. Poi sono andata via. Non era buona con te? Non era cattiva, ma non era mai mia madre. È l'una passata. Ora si può circolare di nuovo abbastanza liberamente. Ma le strade si fanno deserte e spesso un'offerta troppo evidente provoca la crudeltà dell'ironia. Cominciano le ore più difficili. Le ultime insegne si spengono. Sono le 2:30. Questa donna si chiama Anna. Anna, da quante ore stai già in piedi? 5-6 ore. Fino a quando state in giro? Beh, ci aspetta ancora qualche arrivo di treno. L'uscita dai Tabarem verso le 3:30. Farai ancora per molto questa vita? Fino a quando troverò una persona per sistemarmi. Adesso intanto dove vivi? Possiamo venire a casa tua? Ma venite, tanto per stanotte è finita. Questa è la mia stanza, è una pensione. C'è un impiegato, 2 studenti e ci sono io. Lo sanno cosa fai? Non li conosco nemmeno, non li vedo mai. Hai un uomo o un amico? Mi ha lasciato 1 mese fa. Ecco quello che mi è rimasto di lui. Mo' gli faccio vedere. 2 ricordi. Uno scontrino di caffè che abbiamo preso insieme e 2 biglietti del tram. Ecco qua. 3 anni. È stato con me 3 anni. Poi se n'è andato con tutti i miei risparmi. Ma non lo puoi denunciare? Ho paura. E poi gli voglio ancora bene. Avevo messo da parte qualche cosa e adesso mi tocca ricominciare da capo. Non ti è rimasto proprio niente? Pensi che ho solo i soldi per pagare l'affitto e non ho niente altro da poter impegnare. Senti, Anna, quando ti avanzava del denaro, cosa ci facevi? Quando mi avanzavano dei soldi, compravo tutte cose come queste. Mi è costata 35.000 lire. Anna, a quest'ora cosa fai? Sarai stanca. Dormi subito? Leggo. Cosa leggi? Topolino. Leggo Sibilla. Sono 3:00. Come Anna, ad una tutte tornano a casa. Sole quasi sempre. La maggior parte abita lontano, nell'estrema periferia. E dopo le lunghe ore di attesa, c'è anche la sosta nel tram notturno. E il viaggio che non finisce mai. Spesso, quando arrivano è l'alba e nessuno le attende. Lei vive sola qui? È la casa di una mia amica. Non è sposata? No, dovevo sposare. Anzi, ho cacciato le carte 3 volte, ma poi non ho sposato. Ho ancora le bomboniere. Ce l'ho ancora qui, guardi. Gli uomini fanno presto a promettere. E così quasi tutte. Se le vostre domande si faranno più insistenti, vi racconteranno una stessa storia di inganno e di abbandono. Ho 21 anni. Ero fidanzata. Ho avuto un bambino e lui mi ha lasciata. E così mio padre mi ha cacciato via di casa e sono venuta a Roma a lavorare. Ma col bambino non ti trovi un posto. Non mi prendono.
Liliana, che abbiamo trovato all'estrema periferia, tra i reietti delle baracche, ha cominciato a uscire di sera da poco tempo, una settimana. Aveva pensato di uccidersi, poi ha ceduto pur di vivere. Poteva essere una madre come tante altre, e tante donne come Liliana possono essere salvate da un po' di vero amore. Ad ogni suicidio noi proviamo un senso di sgomento, perché affrontare la morte deliberatamente è sempre un atto misterioso che ha dell'assurdo. Queste che vedete sono persone che hanno tentato di togliersi la vita e noi le abbiamo invitate in questo teatro di posa per sentire dalla loro voce quali ragioni le hanno mosse. Ci si potrebbe chiedere perché sono venute. Certo, a giudicare dai loro racconti, in taluni c'è un bisogno quasi morboso di far conoscere la loro storia, di insistere sul fatto che hanno voluto morire. Ma a noi sembra di aver capito che non è solo questo. Sono venute anche perché hanno intuito che era utile a loro e agli altri questo momento di sincerità, di esame nei riguardi di un atto che è il solo veramente irrimediabile della vita di un uomo. Ma di una cosa si può essere certi. Molte volte, specialmente quando il movente è l'amore, si tratta di una crisi passeggera. Se il suicida la supera, niente di più facile che ritrovi il gusto della vita. Qualche volta è la situazione economica e familiare che determina la crisi. L'amore aiuta a sopportare tutto. Se l'amore finisce, tutto crolla, come nel caso seguente. Piazza Santa Croce di Gerusalemme, il 12 ottobre 1952. Sono le 2 del pomeriggio. Tra pochi minuti questi bambini che giocano, questi passanti, assisteranno a un dramma fulmineo. Guardate quella ragazza seduta sulla panchina. Il suo nome è Rosanna Carta, ha 25 anni. Sì, aspetta qualcuno, un giovane che era con lei pochi momenti fa, il suo fidanzato. Rosanna vive sola in una borgata alla periferia di Roma. Rosanna ha un cane che l'aspetta tutto il giorno e che le tiene compagnia nelle lunghe sere d'inverno. Gli vuole bene come se fosse figlio suo. Da quanto tempo era fidanzata? Da circa un anno e mezzo, era molto geloso, non voleva né che andassi in cerca di lavoro né che lavorassi e nemmeno che leggessi. Una volta mi trovò con un libro in mano e mi fece una scenata orribile. Che libro era? Dicevo. Ci racconti come sono andate le cose quel giorno sulla panchina? Mi ero accorta di aspettare un bambino e già erano successe delle litigate perché lui non ne voleva sapere. Quel giorno avevamo l'appuntamento. E che cosa gli disse? Mi disse che non c'era più niente da fare, che lui non si assumeva nessuna responsabilità e se ne andò. E lei rimase lì ad aspettarlo? Rimasi ad aspettarlo e pensai che tutto era finito perché non lo vedo tornare. Cerchi di descriverci quali furono i suoi pensieri mentre era là sulla panchina. Immaginai di avere un bambino e di non sapergli che dare da mangiare né come tirarlo avanti. Più il tempo passava e lui non tornava. Allora mi alzai e sapevo quello che avrei dovuto fare. Per terra. Poi arrivò lui. Non era andato via, ma aveva fatto un giro lì intorno. Fu lui stesso a accompagnarmi all'ospedale. Il padrone della macchina, credendo che fosse colpa sua, voleva offrirmi 100.000 lire. Ma io non ebbi il coraggio di fargli scontare una colpa che non aveva commesso e le rifiutai.
Con tutto che ne ho tanto di bisogno, specialmente io che mi servono tante cose. E col fidanzato? Sono lasciata, ma forse è meglio così. Allora non lo amava? Sì, gli volevo bene, ma con il tempo mi sono accorta che il suo era un bene egoista. L'avrebbe sposato? L'avrei sposato perché le cose più sono faticate e più c'è soddisfazione, ormai. Nell'immediato dopoguerra, queste due ragazze per vivere fecero del varietà. Erano sorelle, si chiamarono in arte Sister Baby, specialità balli esotici. Poi la minore si sposò e il varietà fu messo da parte. Ebbe due figli, ma non fu un matrimonio fortunato. E infatti dopo due anni si separò dal marito. Una mattina, verso mezzogiorno, la gente che affolla la galleria di Roma vede una ragazza bionda stramazzare al suolo. Aveva ingerito dei barbiturici, ma in quantità insufficiente per morire. All'ospedale i sanitari capirono subito che si trattava di un finto suicidio. Lei stessa spiegò che sperava di attirare su di sé l'attenzione del marito e di costringerlo a riprenderla a casa. Le abbiamo chiesto perché desiderasse tornare dal marito, dal momento che non andava d'accordo con lui. Senta, Lena, quando vide per l'ultima volta suo marito? L'avevo visto pochi giorni prima in macchina con una donna, tutto beato e contento, pieno di quattrini, immagino. E io che invece dovevo sgobbare tutta la notte a fare le intronusse. Ma quando stavo all'ospedale che mi venne a trovare, vedo che di me non gliene portava un fico secco se io crepavo. Allora cercai di ammazzarmi sul serio. Proprio di fronte al letto mio c'era una finestra, cercai di buttarmi di sotto, ma una cretina d'infermiera mi fermò. E dopo aver tentato di suicidarsi, cosa fece? Cercai di tagliarmi le vene, ma se ne accorsero e mi legarono al letto. Allora incominciai a urlare come una pazza. E mi mandarono al manicomio per 23 giorni. Intanto denunciai mio marito, che mi riprese a casa anche perché voleva molto bene ai bambini. Adesso ti vado a prendere l'aeroplano, sta buono, eh? No, quale? Ma sembra quasi che le dispiace d'essere di nuovo a casa. Non è che mi dispiace, è la solita vita, i bambini, la casa. Se fosse per me lo rifarei un'altra volta, ma questa volta per lasciarci la pelle sul serio. Perché lei è così pessimista? Non ho altre vie d'uscita. Ma ai bambini non pensa? I bambini contano molto, ma delle volte si perde la testa. Miseria e disperazione spinsero fuori di casa questa ragazza la mattina del 12 aprile dell'anno scorso. Se avesse potuto rifugiarsi dall'uomo che amava e col quale si vedeva da un anno, forse non sarebbe successo nulla. Ma improvvisamente lui non si era fatto più vivo. Camminai tutto Lungotevere e vedendo tutti quei ponti mi venne l'idea. E fu proprio lì che cominciai a pensare che era inutile continuare. Decisi di farla finita. Ma lì sul ponte c'era troppa gente. Al ponte seguente scesi giù. C'era un bambino che pescava sulla riva, ma vedendomi piangere si spaventò e scappò via. E come si buttò? Con un tuffo? No.
Andai avanti piano piano, fino a che l'acqua mi arrivò al petto. Mi ricordo che con un piede toccavo ancora la riva. Perciò diedo una spinta e la corrente mi trascinò al largo. Andai a sbattere contro quel pilone. Ma lì già non capivo quasi più niente. Vidi confusamente tanta gente che gridava e si sporgeva. Poi un mulinello mi trascinò giù e non capii più niente. Sono stati quelli del barcone laggiù che mi hanno salvata. E voi cosa avete fatto? Abbiamo preso la barca e siamo andati a prenderla. Era rimasta nell'acqua circa 5 minuti, perché le veste già l'avevano sorretta. E quando l'avevano tirata su, già non capiva più niente perché aveva bevuto troppa acqua. Mi svegliai all'ospedale. C'era parecchia gente, i miei familiari e altri. C'era anche lui e chi mi aveva salvato. Quest'ultimo cercava con parole gentili di confortarmi, dicendo che ero troppo giovane, che ancora la vita non la capivo tanto bene, e tutte queste cose. Io non lo guardavo in faccia, rispondevo neanche. A un dato momento mi disse: ma signorina, pare che lei mi odia a me. Spero in questo momento mi ucciderebbe. Io dissi sì, è così. Ma non era contenta di essere ancora viva? E che scopo c'era ormai? Le pare comunque che la vita, malgrado tutto, abbia dei lati buoni. Guardi, in quel momento no, non lo pensavo questo. Pensavo che la vita era brutta, non c'era nessuno scopo. Ma adesso è contenta, no? Adesso sì. Una piccola pensione nel quartiere cosiddetto esistenzialista di Roma. In una stanza di questa pensione, alcuni mesi fa, una ragazza ha tentato di togliersi la vita nel modo che ora vedrete. È una tipica esponente di quella gioventù sfasata che tanta materia sta offrendo alle cronache dei nostri quotidiani. Amava un giovane e ne era ricambiata. Un bel giorno incontrò un uomo sui 50 che cominciò a corteggiarla assiduamente. La cosa era talmente assurda che con quel misto di innocenza, di incoscienza e di crudeltà che si può avere solo a 18 anni, accettò. Era più un affetto filiale che altro. Ma come avviene sempre in simili casi, qualcuno fece delle malignità e la cosa giunse all'orecchio del fidanzato che la lasciò. Where are you? Where did they leave you? Funny how I've been used to be, don't you know? I had you at my beck and call. I called you at my call. Mestacce. I guess I took too much for granted. I never thought I'd lie awake and fly. Where are you? Now that I need you, now that I love you so much, I could die. Antonio? Dica, signorina. Non so solo. Chi lo dice, signorina? Pagherà domani. Buonasera. Buonasera, grazie. Si chiuse nella sua camera e con una calma altrettanto incosciente.
tagliai più forte che potei. Poi stetti qui una mezz'ora, un'ora, non ricordo. Avevo sporcato tutto quanto. Poi presi un paio di pantaloni, una camicetta e uscii per andare in farmacia. Se non che per strada incontrai due agenti che mi portarono in ospedale. Mi misero 7 punti. Credevo che fosse più facile morire. E che cosa ha provato mentre aspettava che il sangue uscisse? Che cosa pensava? Niente, ero un po' annebbiata. Seccata forse che la cosa andasse per le lunghe. Ma pensava al suo fidanzato. I suoi sentimenti per lui erano più o meno forti in quel momento? Beh, indubbiamente più forti. Era per lui che lo facevo. E non si sentiva attaccata alla vita? Alla vita? Si sfotte la nuova generazione perché fanno gli stanchi della vita. Ma effettivamente è così, anch'io sono così. Non me ne importa niente. Scusi, ma lei quando le abbiamo chiesto di girare alcuni metri sul suo caso, come mai ci disse subito di sì? Che cosa la spingeva a rivivere quella esperienza? Non so, ho detto così per un insieme di sentimenti. Negativi o positivi? Mi spieghi un po'. Un po' tutto. Come un po' tutto? Sì, vede, ci ho pensato su. Ho detto che a parlarne con qualcuno, con sincerità, avrei capito meglio quello che ha fatto. E crede di poter dire che è stato così? Sì, mi sembra di sì. Adesso vedo tutto molto più chiaramente. Ho potuto fare delle considerazioni. E quali? Sa cos'è? È che vedo l'avvenire così incerto. Ho 19 anni e non so ancora esattamente quello che farò. Sì, mi piacerebbe. Ho pensato tante volte che è così difficile. Dica, dica. Ecco, mi piacerebbe fare l'attrice, devo dire la verità. Ma non come quelle dei concorsi. In un modo molto più serio, cioè cominciare dallo zero, come le grandi attrici. Andare all'accademia, leggere, studiare. Ma ho paura che sia un po' tardi. Tardi, alla sua età. Magari non lo sa neanche lei, ma non crede che ci sia un po' di posa? Ci pensi. Ciao. Questa è un'operaia che attraverso errori e sfortune ha vissuto una triste vicenda d'amore. Abitavamo fin da ragazzini nello stesso stabile. Quando mi fidanzai con lui non sapevo che era fidanzato con Marcella. Lo seppi molto tempo dopo. E lui fu costretto a sposare Marcella. Perché fu costretto? Perché lei lo ricattava continuamente. Si può sapere, scusi, di che genere di ricatto si tratta? Non glielo posso dire perché è una cosa molto grave, mi scusi tanto. Ma questa sera? 2 litri. Poi cosa successe? Si sposarono e io continuai ad amarlo. Come fu che vi incontraste di nuovo? Fu così che, dato che io ero in stato interessante di lui, allora decisi di vederlo per dirglielo. E da quel giorno che ci siamo rivisti abbiamo ricominciato a vederci e ad amarci un'altra volta. Ma Marcella non si dava per vinta. Allora un giorno venne da me e mi disse: Maria, Giacomo è ritornato da me. Ma io non gli davo retta perché volevo che me lo dicesse lui. E allora gli dissi: va bene, se io voglio che ti creda, che lasci perdere Giacomo, venisse lui a dirmelo. E allora lei mi disse: va bene, ci dammo l'appuntamento per la mattina presto, tutti e tre a via di Montebianco. La mattina venne lei con un biglietto e il quale mi diceva: Giacomo non è potuto venire, ti prega di leggere questo. Allora io gli dissi: guarda Marcella, io con un biglietto di carta non ci faccio niente. Che venga lui, dalla voce sua lo voglio sentire, dimmelo, insomma, che è ritornato da te. Dice: va bene, se aspetti te lo vado a chiamare. Difatti dopo una mezz'oretta che stavo lì venne lui e mi disse: Maria, quello che sta sul biglietto è vero, torno da Marcella, cerca fatti una vita. Allora da quel momento non pensavo proprio che fosse stato vero che lui mi lasciava, credevo che l'avesse detto così davanti a lei, però mi convinsi, dato che
come mi guardava lui e come mi guardava lei. Allora gli dissi, va bene Giacomo, da sto momento in poi non ti interessa più di quello che faccio io. E decisi di farla finita. Mi salutò e se ne andette via con la moglie. E io andai via sola, così, e decisi di fare quello che ho fatto. Entrai nelle parecchie farmacie e compresi della roba, insomma, del veleno per farla finita. E verso mezzogiorno ritornai a Montesagro e mi misi seduta lì alla banchina vicino alla fontanella, tanto più che sapevo che lui doveva prendere servizio a quell'ora. E dopo un pochetto che stavo seduta lì, vidi scendere lui con la moglie. E si sono dati la mano, hanno fatto un gesto e da lì ho capito tutto quanto, che ormai era finito, che lui non sarebbe più ritornato a me. Mi avvicinai alla fontanella e presi le pasticche e montai sull'auto. Chi se ne accorse per primo? Se ne accorse mio cognato, il quale mi erano rimaste in tasca delle pasticche e io, per prenderle tutte quante, andai in cucina, presi l'acqua e lui se ne accorse e mi disse, che cosa hai preso? Gli dissi che era una pasticca per mal di testa, ma dopo un po' vide la carta e mi disse che, dice, no, tu non hai preso una pasticca per mal di testa, e se ne accorse che era veleno. Allora mi ha forzato e mi ha portato all'ospedale. Maria? Maria? E Giacomo venne a trovarla? Sì. E adesso siete di nuovo insieme? No, no, insieme no, no, ma ci vediamo sempre, tutti i giorni. E abitate ancora tutte e tre nello stesso palazzo? Sì, io alla Scala O, lui alla Scala I e Marcella alla Scala C. E con Marcella si è più incontrata? Non abbiamo possibilità di incontrarci, perché abbiamo orari di lavoro diversi e poi c'è tanta popolazione in quel palazzo. Ogni suicidio ha la sua storia e forse solo la psicologia può tentare una spiegazione. Ma forse è più semplicemente vero quello che uno di questi ci ha detto. La vita, bella o brutta che sia, va comunque vissuta. Ogni domenica dalle 5 alle 8 si balla al Dancing Astoria. Ballano i soldati e le serve. Ballano gli specialisti del tango, del mambo, del boogie e del fox. Tre ore di felicità, tre ore di paradiso. Sei sempre te che cominci. Ma sei sempre te. Prima litighi e poi va a fare la pace. No, non la faccio, no. E se non la pianti, mazza, me ne vado. Permette, signorina. Perché? Perché no. E c'è da essere un motivo. Che ci fai, l'amore? Sì. Allora, scusa. Balliamo. Bell'ambiente. Ballavo. Permette, signora. Sì. Vai. E mettete a posto. Onde quanto è buona. Buona. Signora.
permette, signorina? Permette? Grazie. De che? E mette da sé. E mette giù le mani. Sto vista. Ma tu sogni. Lì benissimo, lo sai. No, me ci sono lasciata. Non andavamo d'accordo. Non ci pigliavamo dei caratteri. E a passare tempo che ti sei lassata? Beh, un pochetto di tempo. Sono 3 mesi. 3 mesi? Sì. Mi fa piacere che ti sei lassata. A me mi dispiace perché un po' io volevo bene. Ah, e allora ancora impicciata sei? No, per carità. Mo me lo sto a scordare. Goccia di limone.
dritto. Beh? Che c'è? A pilato. A broccolo. Metti gli sbaglieri, eh. Quello che sto per raccontare è un fatto vero. È successo proprio a me. Ero stato incaricato di fare un'inchiesta sulle agenzie matrimoniali. Non ne sapevo niente. Qualcuno mi diede un indirizzo. Trovai un palazzo enorme, vecchissimo, in un quartiere della vecchia Roma. E su, all'ultimo piano, quasi nelle soffitte, signorina, l'agenzia Cibele. Cosa? Cibele. Non so, non mi parla al forno al corridoio. Chi cerca? Buongiorno, stavo cercando, scusi, l'agenzia Cibele sta qui. Ah, oh, l'agenzia, come? Cibele. L'agenzia Cibele. Non lo sa, di che si tratta? È un'agenzia matrimoniale. Matrimoniale? Sì. Ma qui è tanto grande, provi un po' laggiù. Di là? Sì. Grazie. Prego. Io lo so, non sta. Sì? Vediamo così che sai. Dove sta l'agenzia? Ah. Mo ce lo porto io. Bravo, grazie. È ancora lontano? Ma dove andiamo? Signora, scusi, ma non ho visto passare dei bambini di qua, no? No, non l'ho visto. L'agenzia Cibele non sa dove sta? Ma che sarebbe, un'agenzia dei certificati? Sì, va bene. Buonasera, buon pranzo. Scusate, ma io cerco un'agenzia matrimoniale, che così non riesco a trovarla, non sapete? Signore, signore! E venga, sono qua! Lei cerca dell'agenzia, forse? Ah, sì. Prego, s'accomodi. C'è molto da aspettare?
No, un minuto. Scusi un momento. Ma tutti questi signori sono prima di me qui? Sì, ma fanno presto, sa. Senta, non potrebbe dire alla... Chi è che riceve qui? Ah, è la signora. Ecco, sì. Senta, io avrei un po' di premura. È un caso delicato. Non potrebbe dire alla padrona se può ricevermi prima? Ma il padrone sono io, sa. Ah. Sì, sì. Io sono un vecchio agente. Sono io che faccio le informazioni matrimoniali. Sa, sono stato 20 anni nella polizia e me ne intendo. Mi bastano 2 ore per sapere tutto. Fuma? Oh, grazie, è molto gentile. Solo sulle donne assumiamo informazioni, non sugli uomini. Le donne perché c'è qualche volta qualche bambino di mezzo, capirà. Bisogna essere molto, molto prudenti. Sì, certo. E senta, e tutta questa gente qui cosa aspetta? Sono clienti? Ecco, venga. Vede quei due vecchiotti? Vengono dalla provincia. Vogliono fare sposare il figlio, quel giovanottone là. E cercano, senta questa, una ragazza che abbia lunghe trecce bionde. Strano, no? Eppure la richiesta che hanno fatto è proprio così. Lunghe trecce bionde. Buongiorno, Sarabini. Ah, buongiorno, ciao, bambine. E di matrimonio ne combinate spesso? Sì, per fatto, come no? 5-6 al mese, qualche volta anche di più. E li organizzate voi come agenzie? Sì, certamente, sì. All'improvviso mi resi conto che non sapevo cosa raccontare alla signora per giustificare la mia presenza nella sua agenzia. Mi venne in mente la disperata una strana storia. Inventai un compagno d'infanzia, figlio di proprietari terrieri ricchissimi, miliardari. Un ragazzo intelligente, buono, ma costretto a vivere in campagna da uno strano male. Delle crisi epilettiche terrificanti nei periodi di luna piena. Un caso di licantropia, un lupo malnaro. E dissi che i medici, a sua insaputa, avevano consigliato il matrimonio come ultima speranza per guarirlo. Tutto m'aspettavo fuorché la signora mi dicesse... Lo sistemiamo. Come? Dunque, vediamo un po'. Ecco, questa già potrebbe andar bene. Lava, stira, cuce, è carina. Ha un figlio. Mi permette? Ah no, prego, sono cose riservate. Ma solo la fotografia. No, non è possibile, poi tanto non ci capirebbe niente. Sa, no, i miei segni li capisco soltanto io. Ecco, questa sì, questa mi pare che potrebbe andar bene. Un tipo dolce, bruna, impiegata alle poste centrali. Scusi, ma lei ha capito bene che cosa le ho detto? Si tratta di un caso di pazzia. È un lupo mannaro, ricchissimo. Appunto, ma com'è possibile che una ragazza per bene accetti di sposare così? Ah, caro signore, qua abbiamo tutte ragazze serissime. Guai se dovessimo accettare tutte quelle che si presentano, vero Attilio? Certo. Pensi che qui non basterebbe di riempire tutta questa stanza di fotografie. E poi un'altra ancora, egregio signore. Se le raccontassi le cose che vediamo qua dentro. Si figuri che ci sono delle ragazze che fanno voto alla Vergine di sposare un cieco o un minorato di guerra. Sarà sempre peggio un cieco che uno che soffre il male della luna. Non le sembra? Il suo nome, prego. Cifariello Antonio. Si fidi di noi, egregio signore. Abbiamo messo a posto certa gente qua. Pensi che tempo fa è venuto qui un muto. E piripì, parapà. Abbiamo capito che voleva sposarsi. Gli abbiamo trovato una muta. Tenga, firmi. Guardi, questo è il modulo della richiesta. Dopodomani bisognerebbe fare questo incontro, eh? Dunque, dietro compenso di lire 50.000, realizzate nel seguente modo: lire 10.000 alla firma della richiesta, lire 25.000 per trattamento avvenuto e lire 15.000 alla firma del compromesso matrimoniale, in più con l'impegno di corrispondere il 10% sulla dote a versarsi 15 giorni dopo le nozze, l'agenzia ci prende sul impegno. Pronto? Pronto, L325? Chi? Ah, buongiorno signora. Buongiorno, ho una gran bella notizia, tutto sistemato, sa? È a posto. Pronto, dottore? Pronto? Sì, pronto. Le dico, sistemato, le ho trovata la ragazza che sta per noi, ideale, guardi. Una ragazza semplice, carina, non dobbiamo assolutamente farcela scappare. E voglio andare a vedere in faccia la ragazza pronta a sposarsi in lupo mannaro. Contavo di divertirmi. Dottore, siamo qua. Che bella macchina, è la sua? Del suo amico? Dottore, io non le dico niente. Vedrà lei, giudicherà lei. Vedrà che meglio di così non si poteva capitare. Ma lei le ha detto, sì? No, non le ho detto niente. Adesso, se permette, le spiego il perché. Anche nell'interesse del suo amico. Lasciamo prima che il suo amico si incontri con la ragazza. Quando si saranno visti e sarà nata una certa simpatia, allora le diremo qualche cosa. Ma così mi pare che... Uffa, ma ciascuno tocca di fare il suo mestiere. Lei cosa fa? Fa il dottore e fa
faccia il dottore, ci penso io. Non dobbiamo subito spaventare la piccola, stia tranquillo. Ora gliela chiamo. Rossana? Aspetti, aspetti un momento. Rossana? La signorina Rossana, il dottore. Piacere, come va? Dottore, io veramente avrei da fare. Non so se lei volesse fare una passeggiatina con la signorina. Lei c'ha la macchina, vero? Va bene. Vai. Sali. No, signorina, si sale da quell'altra parte. Ah. Monta? Scusi, sei un po' intimidita. Allora, dottore, ci vediamo più tardi. Va bene. Arrivederla, signora. Arrivederla. Mi raccomando, mi faccia sapere subito le sue impressioni. Io sarò in ufficio fino alle 7. Me la riporti lì, eh? D'accordo. Rossana? Scusi un momento. Allora hai capito, eh? Vai a fare la signora. La signora. Mi sono spiegata? Arrivederla, dottore. Tante cose. Posso chiederle una cosa, signorina? Come le ha detto la signora? Le ha spiegato di chi si tratta? Un signore molto ricco, giovane. E poi? Che ha una grande villa in campagna e tanta terra. E lei che ne ha pensato? Ma mi è venuto da ridere. Mi pare tutto come in un sogno. Perché? Un signore così ricco, perché mai verrebbe a prendere me? La signora non le ha detto che il mio amico è malato. Ha una malattia strana che lo rende diverso dagli altri uomini normali. È un licantropo. Ma forse lei non sa cos'è. E soffre degli influssi della luna. Una specie di lupo mannaro. Mi dispiace che la signora non le abbia detto nulla di questo. Ma cosa fa? Beh, alle volte è preso da crisi violente, si rotola per terra, grida, urla, non riconosce più nessuno, nemmeno sua madre. E i medici hanno detto che forse il matrimonio potrebbe portarlo sulla via della guarigione. Poverino. E lei sarebbe disposta? Ma questo signore è buono? No, forse lei non ha capito bene. È una malattia seria quella che ha. E nessuna donna lì al paese ha voluto sposarlo. Sarebbe una vita di grande sacrificio. E non può uscire mai da solo. Ci sono sempre gli infermieri con lui. Quindi dovrebbe star lì anche lei, in campagna. Niente viaggi. Oh, ma se ha una tenuta così grande si può andare in giro lì, no? Sì, certo. Mi dica sinceramente, signorina, ma perché farebbe una cosa simile? Quale cosa? Scendiamo un pochino. Sì, volevo dire, perché mai farebbe un matrimonio come questo? Fuma? No, grazie, non fumo. La prendo per mio fratello. Ah, un fratello? Sì, siamo in 9. E dove sta, qui a Roma? No, al paese, a Olevano. 9 fratelli? Sì, 7 femmine e 2 maschi, ma tutti piccoli. Lei è la più grande? Sì. Vuole che ci sediamo un po' là? Segga. Segga. Mi sporco il vestito? No, l'erba mica macchia. Si è fatta male? No. Vengo un po' più su. Ecco, così. Ma lei ancora non ha risposto alla mia domanda. Come mai accetterebbe di fare un matrimonio del genere? Beh, io sono venuta via da casa mia l'altro anno. Perché noi non siamo di qui, siamo di Olevano. Io sono povera, figlia di poveri. Ma
Perché suo padre cosa fa? Fa il contadino, ma non lavora mai. Mai? Mai. E siamo in tanti in casa a mangiare. Allora ho detto, vengo via io. C'ho una cognata a Roma e lei mi ha detto, beh, sta un po' qua. E poi mi ha detto, oh, mica ti posso mantenere. Allora, io un giorno, erano 3 giorni che non mangiavo, avevo una debolezza, non ce la facevo più. Mi sono messa seduta su una panchina, era in piazza di Sorgimento e c'era un giornale. C'era una signora che combinava dei matrimoni. Allora mi sono detta, ma mi sposo. Così ci sono andata e questa signora mi ha detto, ti sistemo io. E ieri mi ha chiamata e mi ha parlato di questa cosa. E allora, se questo signore che conosce lei, se è buono io, perché lo so come sono fatta, io mi affeziono. E poi poverino è malato. Lo so che sarà brutto starci insieme, ma così sono sistemata per tutta la vita. E poi non sarà tanto brutto, perché io mi affeziono. Lei una sorella gliela farebbe sposare? No. Senta, signorina, lasci stare, non ci pensi più a questa storia. Questa non è una cosa per lei. Mi dispiace. È meglio che se la dimentichi. Mi scusi. Lo sapevo che non era per me. Torniamo. Ritornammo in città in silenzio. Sentivo che avrei dovuto dire qualche cosa, non per giustificare me, ma per aiutare lei. Avrei voluto dirle di avere più fiducia in se stessa, che si guardasse intorno, che aprisse gli occhi alle infinite possibilità di incontri che la vita presenta ogni giorno. Ma tutto ciò mi sembrava retorico e soprattutto era inutile. Le sue difficoltà immediate, le angustie quotidiane da superare, avrebbero continuato a sembrarle l'unica cosa importante e reale. Non dissi nulla. Solo quando ci lasciammo, le augurai sinceramente buona fortuna. Caterina Rigoglioso non ha tentato di uccidersi. Venuta a Roma nel 49 dalla Sicilia per cercare lavoro, fu sedotta e abbandonata. La questura la rimpatriò con foglio di via. La famiglia la respinse come disonorata. Tornò nella grande città, venne arrestata. E quando fu dimessa, partorì la notte di Capodanno. No, non tentò neppure di uccidere il figlio della colpa, come lo definiscono i moralisti da salotto. Lo riconobbe e lo mise a balia per 7.000 lire al mese. Ah, 7.000 lire sono una cifra astronomica per una domestica senza lavoro. No, non tentò nemmeno di rubare. Abbiamo ricostruito fedelmente l'ultimo atto della sua storia. Quella che vedrete sullo schermo è proprio Caterina Rigoglioso. Il bimbo è proprio il suo Carletto. I luoghi sono proprio gli stessi della sua vicenda.
Ciao. Ciao. Non ti posso far entrare perché stanno dormendo. Io gli ho parlato della tua situazione, ma dice che un documento ci vuole. Ma tu gliel'hai detto che mi conosci bene. Ehi? Ma quella vuole sempre essere in regola perché è una pensione. E poi può sempre succedere che vengano a vedere le carte, allora bisogna essere in regola. Ma io mi accontento pure di 8.000. Beh, entra un po', adesso glielo dico. Ma ho paura che c'è poco da fare perché ci sono già state 2 o 3. Entra, dai, entra. Aspetta, ti faccio parlare con la padrona. Va bene, aspetto qua. Aspetta. Ma non c'hai niente, neanche un pezzo di carta, proprio niente. T'ho detto, non c'ho niente, c'ho il foglio di via. Documenti non li posso chiedere, perché se sanno che ancora sto qui mi riportano alle mantellate. Ma figlia mia, io con questo pensiero non ci starei qui, tornerei a casa. Beh, a Palermo non ci posso tornare. Cosa ti devo dire, con questa non c'è niente da fare, sai. Beh. Senti, mi potessi dare 100 lire che sono rimasta senza soldi? 100 lire te le posso dare. Grazie, adesso cercherò. Vedrai che troverai. Ciao. Ciao, auguri. Ciao, Caterina. Ciao. Ciao, Caterina. Ciao. Mi dà 100 lire di ciliegie? Vengo subito. Me l'hanno fatto. E per te buono, non c'è mai in casa, cara, me ne dà un chilo a sfruttare, ma che tutti i giorni mi sta di prezzo. Oh, state buono, mo lo vedi. Beh, ma noi non ci servite mai. Tanto qui c'è un pezzone. Le banane qui sono. Ma noi, no, quando c'è... signor Somalia. Sì, voglio un altro... Le fa vedere bene. Te lo devi ripia! Ma te lo devi ripia perché ti ho fatto la denuncia! Madonna mia! Come devo fare?
L'altra baglia c'hanno il marito, il mio sta all'ospedale e i figli mangiano. Una mi avrebbe dato 9 miliardi al mese, ma ho dovuto rifiutare per il bambino tuo. E dove ritrovavo i soldi per mantenerlo? Lasciami ancora un po' di tempo. T'ho denunciato. Tu ti ripigli il bambino e io ritiro la denuncia. Ma devi venire con me al commissariato. Al commissariato non ci posso venire perché non c'ho documenti. Se vengono a sapere il mio nome mi rimandano dentro per foglio di vita. Allora vieni a Ferentino. Lì i carabinieri ci conoscono tutte e due. Vedono che te lo ripigli e non c'hanno bisogno di documenti. Te pago io il viaggio. Andiamo, vieni, andiamo. Povera notte, magari dormi da me. La balia Vincenza Marocco dichiara che non intende dare ulteriore corso alla denuncia presentata a carico di Rigoglioso Caterina perché riprende con sé il bambino e si impegna di pagare quanto di sua spettanza. Fatto, letto, confermato. Elisa, finisci presto che poi mi devi tenere il ragazzino. Mia. Qui mangiano solo quelli che guadagnano un po' a tenersi un ragazzino. E mo me ne devo pigliare un altro pure io. Lui prima d'estinverno non torna e allora come si fa? Io non posso mica morire. Mi pare che per lavorare lavoro, ma a tenersi stretti, ma stretti ti dico, 400 lire al giorno ci vogliono. Miracolo non se ne possono fare. E tenevo Carletto, magari lo potevo pure tenere, ma se moriva di fame pure lui. Allora, per sti soldi come facciamo? Te li mando appena lavoro. Me devo fidare? Ti firmo una carta. Che me ne faccio di una carta? Te li mando poco a poco. Basta che è vero, perché lo vedi come sto combinata. Te li mando, te li mando. Come mai c'è sto occhi rossi? Ce l'ha sempre la mattina quando salza, io ce l'ho con l'acqua borica. Ciao, Carli. Ciao. Lidia ci vuole bene a Carlo. Beh, ciao, Vincenzo. Beh, ciao. Ci vediamo, Caterì. Ciao, Lidia. Ciao. Caterì, che vai a Roma? Sì, ciao. Ciao. Caterì, se vedi Donata, gli dici che Tonino sta bene. Ciao, Tonino, se vedo mamma te la saluto. In più gli dice che il pensile me lo mandi proprio lei. Va bene. Fai ciao, su. Ciao. Che è nuovo sto bambino? È figlio di una che sta bene. Il padrone gli dà la macchina per venire a trovarlo. Sì, gli dà la macchina sì, magari è proprio suo figlio. Ciao. Ciao. Che te ne vai, Caterì? Ciao, sì. Ciao. Ciao, Carli. Siamo arrivati, sta buono, Carluccio. Ecco, vedi, siamo arrivati, Carluccio, sta buono. E la
dov'è che si pigliano i biglietti? Da quello là? Sì, da quello. 36. È qui che si pigliano i biglietti? Lì al tavolo. Sta buona, sta buona, sta buona, mo entri. Mi dà biglietto. 181. Che mi devo mettere in coda? Giù, giù, giù. ...181... Scusi, mi può dire come posso fare a lasciare il bambino qui? Come lasciarlo qui? Vuol dire ricoverarlo? Sì. Ma perché, è malata lei? No. È malato il bambino? No, non c'ho niente, non c'ho lavoro. Ho capito, ma è iscritta a Roma? Sì. Come si chiama? Rigoglioso Caterina. Rigoglioso Caterina. Fascicolo Rigoglioso. Mi dia un documento. Non ce l'ho. Ma non ce l'ha la carta d'identità, la tessera postale? L'ho perduta. Testa, per piacere, mi prepara una richiesta di informazioni. Dunque, lei al brefotrofio c'è stata dal gennaio 51 al marzo dell'anno successivo. Ma lei è quella che ha avuto il bambino per strada? Allora senta, io adesso le preparo la richiesta di informazioni. Lei va al commissariato e poi torna qui. Proprio al commissariato? Sì, perché? Ha paura? No. Sa, è indispensabile. Perché se lei vuole il ricovero immediato, bisogna fare così. Testa, è pronta quella richiesta? Ecco. Grazie. Questa è la lettera. La porti al commissariato e speriamo che diano subito una risposta e poi ritorni. Va bene. Ecco, buongiorno. Senta, se potrebbe avere un anticipo, magari piccolo, sul sussidio mensile. Ti piace, eh? È buono. Ne vuoi ancora? Ti piace? Non ne vuoi più? Cameriere. Eccomi. Quant'è? 80 biscotti, il latte 50, più i biscotti 130. C'ho solo 100 lire. Mi dia 100 lire. Li prenda. Grazie.
Hai caldo, Carluccio? Hai caldo? Sta buono. Venite a vedere.
Mi fa vedere il giornale per piacere? Cerchi? Sono la mamma di Carlo, quel ragazzino che hanno portato ieri sera. Ah, vieni avanti, vieni avanti. Sono venuta a riprenderlo. Vieni, vieni. Dove sta il bambino? Lo voglio vedere. Vieni. Ma dove sta il bambino? Non ti preoccupare, sta bene. Ma io lo voglio vedere. Mettiti seduta. Mettiti seduta. Come ti chiami? Caterina Rigogliosa. Di dove sei? Di Palermo, ma dove sta il bambino? Mettiti seduta. Ma io lo voglio vedere. Aspetta, sta buona, eh? Aspetta qua. Aspetti qui un momento, eh? Thank you.
Thank you.
Ma se ti dici che la spedisci per espresso? Per espresso te la spedisci.
Il primo numero dello Spettatore finisce qui. Esso non ha esaurito tutti i possibili aspetti dell'amore in città, ma ne ha tralasciato di proposito i casi ovvi e banali. Il nostro giornale ha voluto solo ricercare la realtà più intima e vera, come vuol essere nello stile e negli scopi di un cinema nuovo e cosciente.